sta per iniziare l'incontro dal titolo I borghi, il Mediterraneo, la bellezza. La sfida del turismo consapevole. Interverranno Claudio Bacilieri, giornalista, autore della guida I borghi più belli d'Italia e del volume I borghi più belli del Mediterraneo. Dirige il mensile Borghi Magazine, cura per De Agostini la collana Borghi d'Europa. Raffaele Rio, che ha maturato una riconosciuta esperienza in prestigiosi istituti italiani come Eurispes e Demoscopica, ed è stato dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria. Rinaldo Chidichimo, è stato direttore generale di Confagricoltura, presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, presidente dell'Associazione Trasformatori del Tabacco e del Consorzio di Bonifica Integrale del Ferro e dello Sparviero, socio fondatore dell'Associazione Nazionale Dimore Storiche e delegato per la Calabria della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Giorgio Ceraudo, architetto, è stato soprintendente della Calabria per un quinquennio. Ha ideato e realizzato diversi progetti e interventi di restauro e valorizzazione sui più importanti monumenti della regione. Interverrà inoltre l'architetto Domenico Antonio Schiava, dirigente del generale del settore beni culturali della Regione Calabria. Modererà il dibattito Francesca Santolini, giornalista, scrittrice ed esperta di temi ambientali. Attualmente collabora con il quotidiano La Stampa, dove scrive principalmente di ambiente e clima. E lavora nella trasmissione Uno Mattina su Rai 1. Grazie e buon ascolto. Benvenuti a Sciabaca. E parliamo di bellezza, parliamo di Mediterraneo, parliamo di borghi e quindi parliamo delle bellezze nascoste, parliamo anche del valore economico della bellezza e di turismo consapevole, di turismo sostenibile, che è una forma di turismo, forse l'unica forma di turismo che dovremmo accogliere, che si contrappone proprio no, a una forma di turismo predatorio, quindi che sul lungo termine può anche causare degrado, la scomparsa del turismo stesso, e invece va a valorizzare l'idea di valorizzare i territori, no? Coinvolgere le popolazioni locali, mettere in circolo l'economia locale ed è soprattutto rispettoso dell'ambiente in cui si trova. Quindi ne parleremo innanzitutto con Claudio Bacilieri, che ha scritto questo volume bellissimo. Io ve lo consiglio perché l'ho ricevuto ed è, oltre ad essere appunto molto interessante, anche godibilissimo perché ci sono delle bellissime immagini. Ed è un volume che appunto ci fa scoprire dei borghi, 135 borghi, non solo in Italia ma anche in Francia, in Spagna, in Croazia, ed è appunto l'autore di questa guida. Io le chiederei innanzitutto da dove nasce l'idea di questa guida e cosa vi proponete, perché una guida sui borghi del Mediterraneo? Certo, buonasera a tutti. Faccio... Buonasera a tutti. Ecco, faccio una piccola premessa. Nel 1972 è venuto in Italia un famoso architetto americano, Norman Carver, il quale ha fatto una ricerca sui borghi collinari italiani e qualche anno dopo, nel 72, ha pubblicato un libro fondamentale per l'architettura che si chiama Italian East Town. In quegli anni è stata pubblicata la famosa poesia di Pasolini, in cui dice: io sono la forza del passato, vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi abbandonati sull'Appennino. Qualche anno fa un altro famoso architetto, Daniel Libeskind, ha detto che nei borghi italiani c'è il DNA dell'umanità. Se noi pensiamo che un borgo potrebbe essere stato attraversato dai Fenici, e poi c'erano gli Etruschi, poi i Romani, prima i Greci, i Romani, i Goti, i Bizantini, i Normanni, gli Angioini, gli Svevi, gli Aragonesi, eccetera, eccetera, possiamo dire che l'affermazione di Libeskind ha un senso. Quindi noi, come associazione dei borghi più belli d'Italia, siamo partiti da questa considerazione. Ormai quasi 20 anni fa abbiamo capito che in Italia c'è un patrimonio architettonico, culturale, paesaggistico enorme che era poco considerato. Penso che
il lavoro che abbiamo fatto in questi 20 anni come associazione dei borghi più belli d'Italia è servito a fare una cosa credo importante, cioè a sdoganare la parola borgo. Cioè prima non si sapeva bene che cosa fosse un borgo, adesso la parola borgo è comune come, come dire pizza o come dire cappuccino, e questo anche all'estero. Quindi noi in questi 20 anni abbiamo certificato nella nostra associazione, che collabora con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, quindi diciamo è un lavoro istituzionale che facciamo, abbiamo certificato 300 borghi su circa 800 che abbiamo visto. Questi 300 borghi sono stati certificati, ma certificati per quale motivo? Perché abbiamo cercato di valorizzare quello, cioè dire in questo borgo ci sono delle cose interessanti, che cosa ci può essere di interessante? C'è una qualità architettonica. Qualità architettonica significa l'omogeneità del costruito, l'armonia delle forme, cioè un edificato, un costruito che si è formato nei secoli, si è stratificato ed è rimasto insomma, più o meno diciamo in forme accettabili, estetiche, dal punto di vista estetico per il visitatore. C'è una qualità ambientale, perché una qualità paesaggistica, perché i borghi sono sempre inseriti in un contesto ambientale che in genere insomma, è interessante. C'è la preservazione dei valori della ruralità in molti borghi. E poi insomma, valutiamo appunto, anche l'accoglienza, la capacità dell'amministrazione di promuovere sviluppo, buone pratiche. Ecco, quindi dopo questo lavoro che abbiamo fatto con i borghi più belli d'Italia, abbiamo deciso di allargare la visione ai borghi del Mediterraneo ed è nata questa guida in cui sono inseriti 135 borghi in tutto il bacino del Mediterraneo, esclusi gli stati in cui non si poteva andare per questioni ovviamente evidenti come la Libia mancano soltanto la Libia, la Siria e l'Egitto, poi abbiamo coperto tutti i paesi. Ecco, quindi il volume è nato da questa idea, dall'idea di vedere se anche nel Mediterraneo e negli altri paesi ci sono dei borghi che possono essere classificati un po' con i criteri che utilizziamo per certificare i borghi più belli d'Italia. Ho capito. Io vorrei ascoltare Rinaldo Chidichino della Fondazione Terzo Pilastro e chiederle, allora, la valorizzazione dei borghi è anche un modo per contrastare l'abbandono delle aree interne, no? Lo spopolamento, che è un tema molto presente in Italia. Cosa sta facendo la vostra fondazione su questo tema? Desidero anzitutto portare il saluto della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che da diversi anni, riprendendo questa ottima iniziativa dell'Associazione dei Borghi Antichi, ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione della guida e alla sua diffusione. Mano a mano la guida è migliorata, si è ingrandita e abbiamo ancora programmi più importanti. Vorrei anche ricordare e ringraziare che siamo qui in una zona tipica, caratteristica e difficile del nostro sud Italia, del nostro mezzogiorno, e ringraziare, sono anche contento del fatto che la guida venga stampata qui, a Soveria Mannelli, dalla Rubettino, che è una grande casa editoriale e una grande iniziativa tipografica, perché dimostra una cosa importantissima sulla quale torneremo, e cioè che solo se in queste zone belle, benedette dal Padre Eterno, con un ambiente ben conservato, si inseriscono delle attività economiche valide che mantengono una delle risorse locali, questi borghi potranno anche
nel futuro sopravvivere e avere nuovi ruoli. Al contrario, purtroppo, quello che sta accadendo è che mentre l'idea dei borghi da rivitalizzare ha in un certo senso straripato, ormai ci sono concorrenze persino nel fare queste associazioni dei borghi, ci sono riviste, ci sono trasmissioni televisive, ci sono da tutte le parti se ne parla. Contemporaneamente, forse poco ci si è resi conto che stiamo attraversando, iniziando, una delle più grandi crisi economiche dell'Appennino, soprattutto centro-meridionale, che sono lo spopolamento e la desertificazione. Perché contemporaneamente alla nostra riscoperta a un certo livello culturale dell'importanza dei borghi, che cosa accade? Che si chiudono le scuole elementari per lo spopolamento. Ma perché si spopolano? Perché con la globalizzazione e l'omologazione dei consumi, che era stata denunziata a suo tempo addirittura da Pasolini, ormai le produzioni tipiche locali, l'antico artigianato, l'agricoltura di pochi prodotti ma di grande qualità, viene sommersa dai prodotti industriali che arrivano da paesi lontanissimi, da luoghi in cui la manodopera viene sfruttata in maniera incredibile. Il risultato è che abbiamo da un lato la coscienza dell'importanza dei borghi e del loro risorgimento, dall'altra una realtà che invece ci lascia pensare che senza dei grandi interventi, soprattutto un grande impegno collettivo per dire cosa si può fare, di che cosa vivrà Soveria Mannelli piuttosto che il mio paesino di Albidona fra 20 anni, quando sarà esplosa la rivoluzione della robotica. Questo è uno dei problemi che la nostra fondazione, che ha esclusivamente dei compiti di sviluppo culturale, di sanità, di archeologia, ma che pensiamo però che attraverso la cultura si risolvono anche i problemi economici, si sta cercando di impegnare. Abbiamo ottenuto che ci sia una delegazione per la Calabria e che questa fondazione, che pure ha attinto le sue risorse nell'Italia centrale, nel Lazio soprattutto, impegni un po' delle sue riserve per aiutare alcune iniziative in Calabria, ed è per questo che abbiamo portato anche la guida a essere editata in Calabria. E stiamo facendo altre iniziative che speriamo di portare a termine, sia con la Rubettino, sia con altre entità culturali calabresi, per risvegliare una regione che ha tanto avuto dal Padre Eterno, ma che purtroppo sta perdendo di vista le sue possibilità. Io auguro che questo convegno rappresenti uno dei tanti tasselli attraverso i quali noi speriamo di progredire. Colgo anche l'occasione per salutare il professor Guzzo, che è di fronte a me, perché col professor Guzzo, grande intenditore della nostra archeologia, abbiamo realizzato una bellissima iniziativa editoriale per salvaguardare il patrimonio che sta andando a male della Magna Grecia, e vorremmo continuare anche su questo piano, perché noi dobbiamo attingere le forze e le idee per il futuro anche dal nostro passato, di cui troppo spesso purtroppo noi stessi non conosciamo le origini. Vi ringrazio. Grazie, no, grazie a lei. Io invece tornerei dal nostro Claudio Bacilieri, perché poi dopo ci deve lasciare, perché c'è ma molto interessante relativo ai borghi, che è l'accessibilità anche dei borghi, no? A volte c'è un tema anche di isolamento, è difficile raggiungerli e questo pure, no, può essere una causa anche un po' di abbandono del territorio. Quindi come, diciamo, possiamo metterli in rete, quali strumenti oggi ci sono anche per metterli in rete, per agevolare, facilitare, no, questa accessibilità? Allora mi ricollego a quanto detto dall'avvocato Chidichimo, che allora, la sua osservazione è giusta. Cioè adesso i borghi sono molto di moda, c'è la trasmissione TV che li mangiarono, ci sono riviste, si parla moltissimo di borghi. Questo perché, come dicevo prima, abbiamo sdoganato la parola borghi e quindi è diventata ormai di accezione comune. È vero che nel massimo momento di rappresentazione dei borghi, nell'immaginario,
nell'immaginario collettivo alcune zone, molte zone del nostro paese, dell'Appennino soprattutto, vivono un problema di abbandono. Però io non sarei così pessimista. Per quale motivo? Perché noi abbiamo nella nostra associazione circa 300 borghi e abbiamo anche molti esempi positivi di proprio buone pratiche, riusciamo a vedere che ci sono delle possibilità per ripopolare i borghi, per farli vivere. Faccio un esempio, abbiamo un borgo in Piemonte, si chiama Ostana, che è uno dei nostri borghi più alti perché è a 1600 metri sotto il Monviso, un borgo che si era completamente spopolato e si era ridotto a 5 abitanti. Un sindaco bravissimo, si è inventato allora la collaborazione con il Politecnico di Torino per il restauro delle case di montagna abbandonate. Il Politecnico ha fatto un progetto con un architetto molto noto, hanno cominciato a ristrutturare le case, hanno dato la terra ai giovani agricoltori sotto la parola d'ordine ritorno ai prati. L'amministrazione ha convinto i proprietari dei terreni di cederla gratuitamente in affitto ai giovani, e dei giovani da diverse parti del Piemonte sono tornati nel borgo e coltivano la terra. Il borgo è tornato a vivere. E mi diceva qualche mese fa il sindaco, dopo anni di abbandono sono nati due bambini. No, quindi, per la prima volta, c'è la possibilità. Ecco, secondo me i borghi dovrebbero giocare un po' in un rapporto dialettico con la città. Cioè, il borgo, in fondo, è il luogo dell'altrove, se la città è l'universo produttivo, quindi dove insomma la vita va veloce eccetera, il borgo dovrebbe essere il luogo non della produzione ma della seduzione, cioè giocare la seduzione contro la produzione, nel senso che il borgo può essere per esempio il posto dove i giovani, ovviamente servono delle politiche adeguate, tornano, perché è molto più bello lavorare in un borgo spalancando le finestre al mattino e vedere un bellissimo paesaggio per tutti coloro che possono lavorare per esempio con internet e non hanno bisogno di andare in ufficio o in fabbrica a timbrare il cartellino. Per la rivista Borghi Magazine ho fatto recentemente intervistato un noto artista italiano che ha vissuto per tanti anni a New York e mi diceva: ma a New York c'è un sacco di gente che abbandona New York, che abbandona la metropoli e va nelle cittadine a nord sul Pacifico, le quali da quasi deserte sono tornate ad essere vissute, hanno aperto librerie, hanno aperto teatri. Perché? Perché la gente ora oggi ha la possibilità di utilizzare internet e di lavorare non nel caos metropolitano, ma in un posto dove la qualità della vita è migliore. Quindi c'è questa possibilità. Cioè, noi dobbiamo cercare di recuperare lo spirito autentico, originario dei borghi, che è quello appunto della qualità della vita, la convivialità, il fatto che ci si conosca tutti, il fatto che si faccia comunità contro l'aporia metropolitana. E probabilmente le nuove tecnologie possono essere un volano per riportare un po' di vita nei borghi. Bisogna ovviamente che la politica faccia degli interventi seri, perché questo deve diventare un problema che deve essere affrontato dalla politica, perché è chiaro che lo spopolamento è evidente, c'è, soprattutto sull'Appennino la gente se ne va, e quindi questo è un problema. Però secondo me, con dei progetti adeguati possiamo portare, e gli esempi li abbiamo, possiamo cercare di riportare vita nei borghi.
Grazie. Di turismo e in rete, diciamo, social network, eccetera, ne parleremo, torneremo sull'argomento perché è molto interessante, però adesso vorrei ascoltare l'architetto Giorgio Ceraudo, che è stato sovrintendente della Regione Calabria per 5 anni, quindi conosce bene il territorio della Calabria, che è un territorio bellissimo, una terra bellissima, però anche un territorio molto congestionato dal punto di vista edilizio, un territorio in cui c'è in alcune parti degrado ambientale. Quali sono le cause? Da dove, perché? Chiedo scusa, ma sì, non riesco a parlare, seduto mi devo alzare. Chiedo scusa a voi che... Dunque, la domanda occorrerebbe un tempo molto lungo, perché le cause sono tante. Però della concessione edilizia e di questo degrado ambientale, perché io che ho scritto ultimamente questo libro, non sui borghi, ma sarebbero i borghi, ma l'ho definito Le belle contrade, l'arte del paesaggio sulla Calabria, e in effetti sono stato ottimista nel definire e nello scrivere il libro, anche però se in nuce ho messo quali sono le critiche che bisogna fare alla conduzione e alla gestione del territorio calabrese, che comunque è un problema di tutta l'Italia. In effetti la tutela ambientale paesaggistica è una priorità assoluta che investe un po' tutta la nazione. E da noi si è manifestata moltissimo e in modo deleterio per quanto riguarda l'edilizia selvaggia lungo le coste. Le coste sono completamente rovinate per effetto del boom edilizio negli anni 70, 60, 70 e anche 80. Ed anche per una particolare legge che sono state delegate le regioni per la protezione delle bellezze naturali. Mi riferisco al DPR 616 del 77. E da quella data in effetti si è venuta a creare una specie di guerra di logoramento tra lo Stato e gli enti locali, la Regione, e questo ha comportato diversi abusi, mancanza di controlli e quindi edilizia selvaggia, concessione ambientale. Noi dobbiamo ricordarci che prima di questi anni la Calabria era molto bella, lo dicono i viaggiatori del Grand Tour che venivano e scrivevano queste nostre bellezze classiche, antiche, medievali e anche moderne. Vorrei aggiungere che in effetti la speculazione edilizia è stata quella che ha compromesso proprio in quegli anni maggiormente, ma non è stato solo quello il punto, tant'è vero che Antonio Cederna negli anni 70 diceva effettivamente che un elemento molto più importante aveva fatto cambiare i connotati al paesaggio italiano non è stata tanto la speculazione edilizia, ma era la perdita della qualità, cioè in sostanza c'era stato un decadimento del pensare e del progettare. Noi lo vediamo benissimo, da Praia a Mare fino a Reggio Calabria c'è un'edilizia che fa pietà. Io nel libro ho scritto bene, però quando mi trovo a parlare dico bisogna essere realisti e dico effettivamente che ci sono stati dei grossi cambiamenti che hanno sfigurato specialmente la costa. La terra si è salvata, che ha mantenuto dei quadri figurali abbastanza integri, ma la costa è completamente stata sfigurata sia nella struttura morfologica ma anche nell'estetica. Quindi in sostanza io direi che poi questa speculazione edilizia e questa guerra di logoramento che c'è stata si è verificata anche negli anni più vicini a noi. E non ultimo quel pasticcio che è stato fatto con la riforma del titolo V della Costituzione, che ha comportato in effetti questa guerra tra lo Stato e le regioni. Infatti si sono sollevate decine e decine di conflitti davanti alla Corte Costituzionale, perché si fanno lottizzazioni che non sono legittime, ci sono degli abusi ecomostri che non sono legittimi, però i comuni dopo questa riforma hanno libertà, hanno le mani libere, non possono dire qui noi non possiamo, non costruiamo come vogliamo. Lo Stato non può dire no, tu fermati perché la potestà è nostra. Quindi è stato creato un vero e proprio pasticcio con il 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, e diciamo che
In questo caso non ci sono né vinti né vincitori, però le prime vittime ci sono già, che è il nostro paesaggio e il nostro patrimonio. Grazie. Grazie. Senta, un'altra domanda, abbiamo parlato degli aspetti diciamo più negativi, invece in positivo, quali sono le principali caratteristiche di questa terra dal punto di vista paesaggistico, archeologico, anche che potrebbero essere valorizzate, no, in un'ottica economica? Diciamo che ce ne sono tante, insomma, io li ho qui, li ho elencati, sono dei paesi molto belli, infatti nella prima pagina, anzi nella pagina di dietro c'è una descrizione di Gerace. Gerace secondo me è il borgo o la contrada più bella diciamo della Calabria, del sud Italia. E, voglio dire solo, non ve la leggo tutta, poi chi vuole se la prenderà il libro, insomma, faccio un po' di pubblicità Rubettino in questo caso. Insomma, io ci sono stato perché l'ho restaurata la cattedrale, poi ho anche restaurato la cittadella vescovile. E adesso chi lo va a vedere, insomma, è un polo culturale di enorme importanza e bellezza, ma già tutta la cittadina vedendola da lontano sembra un'acropoli che è molto bella, e quindi salendo uno già si immagina di trovare dei veri e propri tesori. Solo un'ultima frase vi dico, arrivata alla piazza dove c'è la cattedrale, qui le cortine degli edifici formano due bassi ali alla spettacolare e scenografica visione dell'abside in blocchi di pietra. Più che una parete abissidale, sembra avere di fronte una vera e propria fortezza quadrangolare, fortemente plastica, con tre alti bastioni curvi che si staglia nell'azzurro del cielo. L'aspetto solitario e possente della costruzione ai margini dell'abitato, unita alla bellezza struggente del paesaggio urbano, da cui è difficile staccarsi, con in lontananza le frastagliate montagne di Canolo, somiglianti alle Dolomiti, ricorda in qualche modo la desolata descrizione del paesaggio di confine della fortezza Bastiani nel romanzo Il deserto dei Tartari, capolavoro di Dino Buzzati. Bello. E poi ci sono tante altre descrizioni, perché io i monumenti non solo li ho restaurati, però li ho anche descritti. Questo è Gerace, poi c'è la Cattolica di Stilo, poi c'è il Patirion di Rossano, c'è il Castello di Santa Severina, c'è il Palazzo Arnoni a Cosenza, che è una mia creatura, scusate, ma con molto orgoglio dico che la di Cosenza è una mia creatura, è una mia figlia, diciamo, e di questo ne vado molto orgoglioso. E, ritornando alla domanda che mi ha fatto, perché l'argomento è talmente vasto, io adesso non voglio pigliare meriti, comunque un po' di lavoro l'ho fatto in 5 anni e i risultati si vedono, perché in questo libro c'è un po' condensato sinteticamente il nostro lavoro. Indubbiamente non solo mio, ma anche dell'equipe, lo staff della sovrintendenza e il personale tecnico-scientifico. Mi aveva detto la dottoressa Francesca Santolini quali sono le caratteristiche. Le caratteristiche della Calabria, secondo me, proprio in breve e sinteticamente, la bellezza della nostra regione sta proprio in questo, che in mezz'ora si può passare da una pianura a una collina al mare o in montagna, oppure da una costa rocciosa a un bosco. E poi se, insomma, si pensa pure che ci sono un'infinità di centri storici ancora intatti, molti sono stati pure deturpati per le trasformazioni che ho detto prima, ma molti come Gerace, Stilo, Santa Severina hanno mantenuto questa integrità. Quindi da quelle bellezze naturalistiche di prima, se noi le sappiamo integrare con, diciamo, i giusti mezzi e le giuste organizzazioni, si capisce benissimo che la Calabria ha dei tesori d'arte enormi. Pensiamo, che ne so, a tante chiese, a tanti monumenti, a tante aree archeologiche, a tanti musei, a tanti castelli. Cioè, sono tutti tesori d'arte. Quindi, riuscendo a organizzare bene gli aspetti naturalistici e gli aspetti artistici, noi potremmo fare veramente un turismo di alta qualità, cosa che non avviene, purtroppo lo devo dire. La regione Calabria adesso non sta facendo le cose secondo quella, diciamo, idea di spendere bene su pochi elementi, come ho fatto io con la Roccelletta di Borgia. La Roccelletta di Borgia è la sede della direzione regionale, del segretariato regionale, dove ci sta il dottore Patamia. Però quella, insomma, chi la conosceva da prima che io facessi i lavori con i fondi FERS della Comunità Economica Europea, era un posto abbandonato da Dio e dagli uomini.
cioè lì era un ritrovo di balordi, un ritrovo di drogati, un ritrovo di donne impudiche. Poi dopo, con i lavori di riassetto, di rivalutazione, non solo della Roccelletta della Basilica Normanna, ma di tutto il parco, ora è diventato questo qua veramente un'eccellenza della Calabria, e si verificano le stesse manifestazioni che più o meno si fanno al Teatro Greco di Taormina e all'Arena di Verona, con i festival, con manifestazioni teatrali, con tutto quello che riguarda la cultura e il turismo. Questo è un vero esempio, io lo dico, bando ad ogni falsa modestia, che ho saputo fare in queste cose qua, vera cultura e vero turismo in Calabria, non come la regione che fa la solita polverizzazione. Non parlo dei tecnici, perché i tecnici subiscono l'indicazione dei politici. Schiava non me ne abbia male, però non si possono finanziare 400 comuni per 100 miliardi, 130 miliardi, dando 200-300 mila euro. No, bisognava spendere 300-400 mila, 300, cioè 30-40 borghi o contrade, creando sviluppo effettivo, sviluppo reale, e non tanto il contentino, perché questo che sta a significare? Che non si dà né futuro ai giovani, non si evolve l'aspetto culturale, non si fa sviluppo, non si fa turismo, non si pensa nemmeno alle future generazioni. C'è solo, che cosa c'è? C'è solo un contentino elettorale che viene dato perché per me il mantenimento del potere. E questo mi dispiace, perché una forza importante come l'attuale che c'è alla Regione Calabria doveva fare le cose con più logica e con più obiettività e serietà. Questo lo devo dire. Grazie. Ora lo posso dire perché io non faccio più parte dell'amministrazione, quindi ormai sono libero professionista. Grazie. Allora, ringraziamo anche i nostri due relatori, Claudio Bacilieri e Rinaldo Chidichino, che devono lasciarci perché hanno un aereo. E quindi io gli farei un applauso e invece inviterei qui con noi Domenico Schiava. C'è un cambio. Magari rimaniamo. Ringraziamo la nostra moderatrice. Grazie. Rimaniamo, magari c'è un'altra domanda. Rimaniamo qui. Ciao Claudio. Scusate. Allora. Allora, stavamo parlando di turismo e di Calabria e di turismo, di una certa forma di turismo, però sì, vieni pure qui. Appunto di turismo sostenibile, etico, consapevole, ecoturismo, chiamiamolo come vogliamo, comunque una forma di turismo che appunto ci fa scoprire luoghi, itinerari meno battuti, no? E che ha anche grandi vantaggi, secondo me, per il territorio, perché destagionalizza. Noi italiani siamo abituati ad andare in vacanza in villeggiatura, la famosa villeggiatura che si va in vacanza solo ad agosto, che però può diventare un incubo anche, no? Mentre invece con un turismo diverso, alternativo, no? Che si può svolgere lungo tutto l'arco dell'anno e ci porta anche a conoscere luoghi più nascosti, meno battuti, appunto, e di cui la Calabria sicuramente è ricca. E io chiederei a Raffaele Rio, che è il presidente di Demoscopica, che è un istituto di ricerca ed è un autore di questo libro che si chiama Ritorno al turismo, un viaggio consapevole dentro il sistema Calabria. Ed è un libro che io ho trovato molto interessante e appunto le chiederò sicuramente il turismo sostenibile è un modo per contrastare, no? Per valorizzare i territori e quindi per contrastare l'abbandono e lo spopolamento, però c'è una parte che è molto divertente, devo dire, anche per i lettori, perché chi di voi non ha mai andato a vedere TripAdvisor per farsi un'idea sul posto in cui sta andando in vacanza? Si chiama reputazione turistica e oggi in realtà condiziona molto le scelte dei viaggiatori, e io volevo chiedere in che modo, anche in Calabria, quali sono le
migliore performance anche della Calabria rispetto alla reputazione turistica, come i social, come la rete influenza le scelte dei viaggiatori della regione Calabria, perché la Calabria cos'ha di meno della Grecia o della Sardegna? Eppure mi chiedo e le chiedo, le performance sono le stesse? Su questo? Forse posso alzarmi anch'io? Sì, come volete. Seguo l'indicazione dell'architetto Ceraudo. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio l'amico Florindo Rubettini e la società editrice perché ciò che io dico finalmente è scritto, per cui nessuno può smentirmi. E poi chiamo a giudice o a certificatore il mio amico Mimmo Schiava, che è direttore generale dei beni culturali della Regione Calabria, con cui abbiamo condiviso la mia esperienza in regione da direttore generale del turismo fino al 2013. E non voglio eludere la risposta, sarò breve. Partiamo soltanto da una premessa però. Tutto ciò che noi ci raccontiamo sul turismo, la valorizzazione dei borghi, i tempi di utilizzazione dei fondi comunitari, quindi il miglioramento dell'offerta ricettiva, la capacità di promocommercializzare la destinazione Calabria nella sua complessità, poi attraverso i vari prodotti e sottoprodotti turistici, ha una casa madre, la programmazione. È bene che voi sappiate tutti, cosa che sicuramente sapete, l'architetto Schiava spero non mi sconfessi, ma quando io entrai in Regione Calabria il 17 maggio del 2010, avevo una sensazione da esterno che la Regione Calabria avesse tantissimi soldi e li spendesse male. Quando sono entrato in Regione mi sono accorto che i soldi erano tanti, ma ne spendeva pochissimi. E allora per mia deformazione professionale ho cercato di capire quanti soldi avevamo a disposizione per il turismo in senso stretto. Ricordo che erano 184 milioni di euro, la spesa, parlo del POR 2007-2013, la spesa certificata era di appena 969 mila euro su 184 milioni di euro e gli impegni erano di circa 4 milioni e 200 mila euro. Allora la domanda che mi sono posto è perché, direbbe qualcuno da Zelig, perché la direttiva comunitaria chiedeva la realizzazione di un piano triennale sul turismo, la legge 8 di riorganizzazione del sistema turistico regionale chiedeva un piano triennale sul turismo, il POR Calabria, cioè quella cosa pesantissima da cui dipende però la programmazione dei fondi comunitari, chiedeva una spesa coerente con un piano triennale di programmazione turistica. Insomma, tutte le strade questa volta non portavano a Roma, ma portavano a un piano triennale di programmazione turistica. Ovviamente, secondo voi, che cosa ho fatto io? Facciamo una cosa geniale, facciamo il piano triennale di programmazione turistica. È nato, dopo 50 anni di regionalismo, il primo piano triennale di programmazione turistica, approvato al Consiglio regionale nel novembre del 2011. Ci vorranno, quindi erano passati 44 anni, ci vorranno altri 8 anni, 17 giugno 2019, per avere un nuovo piano triennale. E questo è il primo problema. Lo dico perché dipende da questo il TripAdvisor. Sì, sembrerà strano, sto partendo non da lontanissimo ma da lontano, però è bene che ce lo chiariamo. Se non c'è un piano non si può fare turismo, non si può fare programmazione, non si può fare nulla. È come una carta di credito che tu non puoi strisciare perché non hai chiamato il numero verde per sbloccarla. Allora, il primo problema è che per 50 anni non c'è stato. Il secondo problema, meglio tardi che mai, è che il secondo è arrivato soltanto a giugno 2019, meglio tardi che mai, e quindi questo ovviamente ha subito dei ritardi che in qualche modo vanno a condizionare la programmazione. E allora in che cosa? Che cosa ha fatto Demoscopica? Nel libro, il nostro istituto mi ha voluto beneficiare in esclusiva di questa indagine, abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione per esempio sulla quello che noi chiamiamo il turismo 2.0, il passaparola. Ognuno di noi, lo diceva la bravissima Francesca Santolini,
ognuno di noi, anzi sempre più frequentemente, per scegliere le vacanze, in genere ormai ci si affida agli ultimi 7 giorni, per scegliere la vacanza comincia a chattare, a guardare TripAdvisor, quelle che tecnicamente si chiamano le OTA, no? Che sono delle, diciamo, dei motori di ricerca che circuitano recensioni, dati, informazioni sulle location, prezzi, comparazioni, qualità. E allora noi che cosa abbiamo preso? Noi abbiamo preso alcuni importanti, TripAdvisor, Expedia, Trivago ed altri, Booking. E poi abbiamo preso la credibilità, il sito ufficiale, la pagina ufficiale del sito turismo, Turis Calabria, della regione Calabria. Abbiamo preso la pagina Facebook, la pagina Twitter, la pagina Instagram. Abbiamo utilizzato sia Google Trend che Google per capire anche qual è il livello di popolarità delle keywords, delle chiavi di lettura Calabria vacanze, Piemonte vacanze, e l'abbiamo fatto per tutte le regioni. È venuta fuori una... se mi dilungo, dammi un calcio sui polpacci. È venuta fuori una graduatoria, ovviamente non la vedete, ma ve la voglio far vedere così. Una graduatoria che noi abbiamo chiamato, un parolone, Regional Tourism Reputation Index, diciamo misura la reputazione online turistica delle regioni, regione per regione. Allora, la prima è il Trentino Alto Adige, in assoluto, sono straordinari nell'utilizso della Web 2.0, che attenzione non è una cosa lontana da noi, la reputazione e credibilità. Poi mi dispiace che se n'è andato Claudio Bacilieri, i borghi sono un pezzo di credibilità importante secondo me, ma la reputazione e credibilità. La Calabria, ovviamente ve lo chiederete, la Calabria è penultima, se pensate che l'ultima è soltanto il Molise, che praticamente non esiste nelle mappe turistiche, se non poco, vi lascio intendere di come in Calabria ancora siamo molto molto indietro rispetto all'utilizzo del Web 2.0. Chiudo soltanto con una cosa, poi ne parleremo spero per un secondo giro. Nei prossimi anni, questo è lo sforzo di ritorno al turismo, nei prossimi anni qui c'è una piccola ricetta, molto preliminare, che va condivisa con tante persone, però c'è una piccola ricetta che innanzitutto comincia a dire quanti soldi avremo nel prossimo anno, perché tutti parliamo di turismo ma a volte non sappiamo delle cose. Io facevo una battuta, il dottore, l'architetto Schiava, Mimmo, lo sa, quando io giravo nei meandri del gigante Regione Calabria, tutti sanno che io ero allergico ai PISL, ai progetti integrati di sviluppo locale, che erano nati per accelerare i fondi comunitari, di fatto sono diventati una torta che è stata spartita, che ha comunque decelerato l'utilizzo dei fondi comunitari. Allora mi ricordo che allora, ti ricordi Mimmo, ogni domanda che qualcuno ci faceva, fosse un operatore, fosse un politico, fosse la DG Reggio di Bruxelles, fosse il Ministero dell'Economia, fosse il Comitato di Sorveglianza, ogni domanda, cara Francesca, noi rispondevamo ci sono i PISL. Cioè, ma noi, io dovrei riqualificare l'albergo, ci sono i PISL. Io dovrei ristrutturare il borgo, ma ci sono i PISL. Insomma, c'era un'ossessione idolatrica da PISL, che io qui ho scritto che, utilizzando non Nietzsche ma Antonio Albanese, invece di più PILU per tutti, più PISL per tutti, l'ho messo qui dentro perché è una cosa che purtroppo era diventata defaticante. Sta di fatto che noi abbiamo perso un treno importante, perché i PISL di fatto ancora hanno prodotto davvero pochissimo. Allora, grazie Raffaele Rio, perché ci ha dato molti spunti, non ultimo questo appunto di questa classifica impietosa che vede la Regione Calabria al penultimo posto, ed è veramente incredibile, perché ora anche solo senza, diciamo, pensare alle bellezze paesaggistiche, alla storia, alla cultura, alle tradizioni, alle bellezze architettoniche, il mare, com'è possibile, no, che la Calabria sia penultima in questa classifica? E lo chiederei proprio a Domenico Schiavi, che è il dirigente dei beni culturali della Regione Calabria, che ha promosso una legge regionale proprio sulla valorizzazione dei borghi. Io spero che voi siate partiti da questo dato per scrivere questa legge. Sì, buonasera. Intanto buonasera a tutti. Sono contento di essere qui stasera, l'autorevole presenza non solo del direttore professore Pirain
di Palazzo Reale, ma degli amici qua, Giorgio Ceraudo, Raffaele Rio e quant'altri. Bene, io non so se le analisi forse bisogna anche approfondirle rispetto ai contesti, ai momenti storici in cui si realizzano determinate cose. E insieme a Giorgio si ricorderà senz'altro quando fin dal 99 abbiamo cominciato a lavorare intorno alla programmazione dei beni culturali, e ancora quella programmazione soffriva di un distacco molto, molto evidente del bene culturale col suo territorio, il bene culturale che veniva vissuta come elemento monumentale in quanto tale, in quanto ricca di storia, ma ancora non era collegato con il territorio. Spesse volte le aree archeologiche erano chiuse ai più, erano dei recinti. Allora si parlava con l'io, oggi noi parliamo col noi, laddove è possibile, per un semplice motivo, perché dal momento in cui il codice dei beni culturali ha diviso le competenze tra Stato e Regione, tra tutela e valorizzazione, all'interno della valorizzazione poi c'è chi sostiene giustamente che la valorizzazione è tutto, è anche tutela, siamo d'accordo, e anche gestione, però da quel momento siamo riusciti, il regionalismo così tanto bistrattato, a far comprendere una cosa, che il bene culturale era innanzitutto un bene sociale e come tale non poteva essere lasciato soltanto come testimonianza lì storica, doveva essere utilizzato perché veniva dal futuro e ci dicevano i nostri maestri, dovevamo tramandarlo ai posteri. E il presente? Nessuno si preoccupava del presente. E questo, secondo me, è il punto fondamentale. La grande novità che il codice dei beni culturali ha portato nella legislazione dei beni culturali, perché inserendo questo concetto della valorizzazione ha inteso portare verso il noi, verso l'esterno, verso la fruizione come bene collettivo dei beni culturali, e questa è stata una vera rivoluzione. Io non lo so quanto noi come Regione Calabria siamo riusciti a fare questo, però c'è un fatto, un dato che ormai credo che sia sotto gli occhi di tutti, che l'80% delle opere che abbiamo finanziato sono tutte realizzate, che oggi noi facciamo eventi, riusciamo a fare eventi all'interno dei beni culturali, meno storicizzati e più storicizzati, siamo riusciti a fare dei calendari annuali, non più soltanto calendari stagionali, all'interno di beni culturali, laddove effettivamente il bene culturale si apre alla collettività. E c'era un altro aspetto fondamentale, secondo me, il mio umile pensiero, che veniva però da una grande tradizione italiana, storica italiana, perché noi forse in Italia abbiamo la storia del restauro più ricca del mondo, no? Però forse ci siamo adagiati troppo su quella storia grandissima, sicuramente, che fa lezione e scuola in tutto il mondo. Però gli altri paesi spingevano sulla valorizzazione, l'America. Se andiamo a visitare i musei di altre nazioni, dove non c'era come da noi il dibattito se deve essere un laureato in economia il direttore di un museo o laureato in lettere. Là si guardava al prodotto, tra virgolette, naturalmente, quando parliamo di beni culturali, è indubbio, perché anche noi abbiamo un dovere, quello di
trasmettere a quelli che verranno dopo di noi il valore di questo, di questa storia, di questo bene. Ma come lo trasmettiamo se noi non lo usiamo, se noi non prendiamo coscienza? Amici, noi in Calabria abbiamo un'esigenza principale. Noi non conosciamo i nostri beni culturali. E questo è il principale problema nostro. Non conosciamo la storia e i nostri beni culturali. E allora io mi domando, caro Raffaele, se non c'è una domanda interna che conosce questa storia e questi beni culturali, come io faccio a trasmetterla all'esterno? Come? E allora il problema io lo lancio, perché secondo me è un problema su cui bisogna riflettere molto, perché attenzione, il bene culturale è un bene irriproducibile. Quando si parla di la politica di valorizzazione sui beni culturali, significa politiche di integrazione soprattutto, perché io non lo so il professore Piraina che introiti c'ha lì a Palazzo Reale, ma io conosco pochi beni culturali che in Italia riescono da soli a mantenere i bilanci in positivo, non dico a zero, ma in positivo, non lo so. E allora la politica dei beni culturali non può che essere vista all'interno di altre politiche, all'interno di quella che sono quello che offre il contesto, il territorio. E allora i beni culturali si devono aprire al territorio, devono essere parte integrante di quella di quell'area. Con un altro aspetto importante: troppo spesso noi abbiamo, quando abbiamo pensato ai beni culturali, abbiamo quasi sempre pensato alla storia delle mura, se quel muro era del V secolo o del IV secolo o giù di lì. Non abbiamo ancora mai riflettuto su quella che era l'immaterialità intorno al bene culturale, le tradizioni, tutta quella che era la storia delle persone. E allora io ritengo, e quando parliamo di progetto Borghi, il progetto Borghi si inserisce all'interno di questo contesto e tenta di dare alcune risposte. Il patrimonio culturale non è solo materialità. Il patrimonio culturale si porta dietro qualcos'altro, una grande storia di immaterialità. Noi abbiamo avuto in Calabria, noi spesse volte giustamente parliamo di Gerace, parliamo di Stilo, ma non parliamo di Cassiodoro, non parliamo troppo poco di Campanella, di Gioacchino da Fiore, che al di fuori dei nostri confini lo conoscono pochi. Dove c'è stata una storia delle persone anche in questa terra. Allora il progetto Borghi che cosa tenta di fare? Al di là dei muri, cerca di ribaltare completamente una direzione di marcia. Di dire, altri interventi in passato sono stati fatti per riqualificare le mura. Noi oggi ribaltiamo completamente l'approccio. Partiamo dai contenuti e poi ci rivolgiamo ai contenitori, attraverso una innovazione possibilmente di prodotto e di processo se necessaria. Partire dai contenuti significa per noi partire dalle persone, dalle attività. Cosa ne faccio di un bene prima di ristrutturarlo? Prima pensiamo a cosa ne devo fare e poi come lo ristrutturo. Allora noi oggi il tentativo che stiamo cercando di portare avanti è questo, ma in quale ottica? Proprio nell'ottica di una speranza probabilmente, non lo so se riusciremo a vederla, proprio perché anche gli insegnamenti di Raffaele Rio che ci ha dato quando è stato in quel periodo al turismo, l'ottica che oggi il turismo sta cambiando. Oggi il turismo non è più quello di massa, il turismo esperienziale, il turismo lento. E allora, amici miei, i borghi, quelli specialmente poco conosciuti di Calabria, possono avere un mercato, se noi li sappiamo
utilizzare. Certo, se io vengo a Savaria Mannelli posso dire che è già un borgo pronto, ma se andiamo in altre realtà vediamo che bisogna lavorarci, bisogna intervenire, bisogna formare, bisogna educare in certe situazioni. E allora noi oggi con la politica sui borghi, dove stiamo investendo 100 milioni per quanto riguarda i comuni e 37 per quanto riguarda i privati, vogliamo cercare di creare quell'humus su cui poi possono innestarsi quelle attività private all'insegna della bellezza, ho visto la bellezza, il decoro, affinché noi possiamo rendere, certificare un prodotto che sia per un turismo diverso, un nuovo segmento di un turismo che cerca la tranquillità, la sobrietà, forse anche la disconnessione. Grazie. Allora, grazie per l'intervento. Noi abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo fino adesso, come dire, problematizzato, no? Passato in rassegna quelle che sono le problematiche della Regione Calabria, però insomma, quali sono, e lo faccio diciamo ad entrambi questa domanda, proprio diciamo un intervento rapido perché non abbiamo molto tempo, però quali sono le proposte concrete per far esplodere la bellezza di questo territorio, visto che il tema di questa giornata, di questo nostro chiacchierata era proprio la bellezza, no? Il Mediterraneo, proposte concrete? Dunque, io non vorrei ritornare sull'aspetto di prima, ma penso che sia fondamentale quello che ho detto in chiusura. Cioè, insomma, se noi vogliamo veramente creare sviluppo e turismo in Calabria, però insomma, con serietà, non si possono fare le polverizzazioni a pioggia, che da sempre la Regione Calabria sta facendo polverizzazione a pioggia. Cioè, se ha 130, quasi 140 milioni di euro, non può finanziare 370 comuni, deve finanziarne 40-50 in modo tale che lì crea sviluppo dall'A alla Z, non solo il contenitore ma anche il contenuto, come diceva lui, il direttore generale Schiava. E poi insomma ci sono tante altre cose da fare. Io ve l'ho detto, andate a vedere la Rocelletta di Borgia, ecco, quella è diventata veramente, è uno dei, adesso dei posti più importanti del sud Italia, non solo per la monumentalità anche perché c'è la parte romana e nel sud Italia è l'unico parco archeologico che ha questo, e ce lo può sicuramente confermare il dottore Guzzo, che è stato direttore e sovrintendente in Calabria per la parte archeologica. Quindi insomma, poi la stessa cosa, i musei, i centri storici fanno pietà. Adesso io non vi voglio, qua io dico tutto l'opposto perché c'è una bugia, perché va fuori questo libro e quindi è un modo per attrarre persone, però insomma ci sono tutta una serie di, anche lo stesso Saveria, voi l'avete visto, insomma, tutti questi balconi, tapparelle di plastica, inferriate di plastica, tegole di plastica, insomma è tutto plastificato. Non c'è, una volta i paesi avevano gli intonaci di calce, avevano le tegole di argilla, avevano gli infissi in legno, avevano i pavimenti in pietra, avevano tutto bello. Ora noi ci siamo imbruttiti, facciamo pietà, insomma diciamolo veramente. E ma comunque chi dovrebbe fare cultura e dare un indirizzo continua a fare gli stessi errori del passato. Oggi la vera importante, diciamo, tutela, che è la tutela e non la valorizzazione, non quello che ha detto Schiava, mi dispiace, ma io da sovrintendente ho visto che anche il professore Guzzo diceva che non è così, me ne sono accorto. Cioè la valorizzazione non è tutto, la valorizzazione viene dopo, la tutela innanzitutto. E oggi quello che bisogna tutelare non è tanto la parte artistica e culturale, ma è la parte paesaggistica. Il paesaggio, c'è un'orda di barbari che lo sta devastando. Ma voi vi ricordate 10 anni fa a Montichiello, vicino Pienza, che è un paesino bellissimo della Val d'Orcia, è stato attaccato da un ecomostro di 60 villette a schiera, che l'allora ministro dei beni culturali Rutelli, mio amico, si è messo le mani ai capelli quando ha visto questa cosa.
E allora, insomma, e poi io non vi ho detto per non esagerare e calcare la mano, ma voi l'avete visto l'ecomostro numero 1 e numero 2 a Praia a Mare? Di fronte a Praia a Mare c'è un ecomostro di oltre 50 metri cubi di cemento, di follia cementizia, e poi ce n'è un altro nell'entroterra che ha definitivamente alterato la struttura estetica e paesaggistica di quell'area. E poi volevano fare un altro su uno scoglio, mi sono imposto io e l'ho fermato, ma non da sovrintendente, da funzionario, perché non c'ero io sovrintendente. Perché se c'ero sovrintendente, questi ecomostri non si sarebbero mai realizzati. Questa è la verità. Quindi se noi innanzitutto dobbiamo tutelare, poi la valorizzazione viene, ma va fatta con buonsenso, con logica e con amore, soprattutto con amore e con passione. Questi sono gli elementi ingredienti che portano allo sviluppo per la cultura, per l'arte, per la Calabria, per i giovani e per le future generazioni. Grazie. Grazie. Quindi Raffaele Ria, in chiusura, la sfida della Regione Calabria. Sì. Allora io provo a infondere un po' di fiducia, altrimenti ci tagliamo le vene fra un po'. Perché voglio dire, nel libro c'è passato, presente e futuro. Adesso parliamo del futuro, che poi sono le proposte concrete. Io ne ho indicate più o meno 12, ma ce ne possono essere tantissime. Sono del parere, ma questo non significa che distruggo tutto l'elemento della critica costruttiva. Sono del parere però che i turisti in Calabria, se c'è un'adeguata strategia, vengono anche se c'è l'ecomostro di Praia a Mare. Questa è una mia provocazione, perché l'ho vista. Il problema è se i tour operator o gli imprenditori calabresi si lamentano che gli sembra strano che i turisti vengano perché c'è l'ecomostro di Praia a Mare. Cioè, a volte è un problema endogeno, noi siamo molto anticalabresi da questo punto di vista. Proposte operative. La prima: villaggi turistici territoriali. Ogni famiglia, ognuno di noi sarà andato, penso, a volte in un villaggio turistico nella sua vita. Scegli un villaggio turistico, perché dentro il villaggio turistico c'è tutto. Si sta bene, si mangia bene, giochi a tennis, c'è la spa, fai il bagnetto, insomma c'è di tutto. Ovviamente il dramma del villaggio turistico qual è? Il dramma del villaggio turistico è che non è il territorio, cioè le persone vengono spostate lì dentro come fossero, non so perché non si sente, questo è il villaggio turistico che non vuole nascere, come se cioè, all'interno di un villaggio c'è tutto. La mia idea qual è? Prendiamo la Calabria, per la verità. Per la verità l'avevo già fatta, no. Il mio tono di voce, sono a Brescia, le minoranze etniche, mi devo alzare, prova ad alzarmi. Allora, prendiamo la Calabria, era già incluso nel vecchio piano, poi il nuovo piano lo ha cancellato, prova a non distorcere. Lo so, sono un passionale a Brescia, e quindi me li mangi i microfoni. Dividiamo la Calabria in 6-7 villaggi turistici territoriali a seconda di alcune caratteristiche che hanno. Io l'avevo fatto nel vecchio piano, i villaggi erano 7, allora si chiamavano destinazioni, poi sono diventate 14 perché ho dovuto mediare con la politica, perché c'era un sindaco che diceva, comunque, alla fine, voi immaginatevi questo, 7 porzioni di territorio scelte sulla base di una serie di caratteristiche, e ci sono, io le ho già in qualche modo disegnate, andrebbero confrontate chiaramente con gli stakeholders, i portatori di interesse, che si comportano come dei villaggi turistici territoriali, cioè dei villaggi turistici privati. All'interno di questo territorio tu hai tutto, hai i beni culturali, hai il loisir, hai la cultura, hai il balneare, hai la montagna, hai il giovanile, hai il verde, hai tutto. Chiaramente ci sono alcune cose, però l'idea è che in questo modo, innanzitutto non polverizzi, perché vai a concentrare su alcune aree, saluto il mio amico Sergio Falvo che non vedo da 24 anni, l'ho visto adesso, e tu all'interno di questi villaggi puoi fare tutto, promo commercializzi il territorio rispetto a questi villaggi turistici territoriali, ripeto, non sono a gestione privata, all'interno ovviamente puoi defiscalizzare chi fa investimenti all'interno di questi villaggi e puoi costruire delle offerte. La domanda, seconda proposta, Francesca, chi
chi è che fa? Vado rapidamente perché stiamo rubando tempo anche al professor Ciconte, Enzo Ciconte, che saluto con affetto. Ma seconda proposta, chi è che promo-commercializza questi territori? Cioè chi va in giro a fare l'account? Dice, ah, lo sai che c'è il villaggio turistico, che ne so, Costa degli Dei, ne dico una per dire un'altra, all'interno del quale tu puoi fare tutta una serie di cose che vanno migliorate chiaramente, ma vado rapidamente. Io ho pensato agli 007 del Made in Calabria. Voi immaginatevi 150 giovani, non con gli occhiali come Men in Black, ma 150 giovani che va ovviamente formati, scelti dai gli istituti alberghieri e dai sistemi universitari, quindi finalmente valorizziamo anche un po' gli istituti alberghieri. Li prendiamo, li formiamo significa lingua, storia, cultura, un po' di tutto, devono diventare degli automi, delle macchine, 007 del Made in Calabria, e tu li mandi in alcune aree del mondo dove noi già sappiamo che la Calabria ha un forte appeal. Che ne dica l'elemento pessimistico, sono 40 anni che noi facciamo dai 7 milioni e mezzo ai 9 milioni di presenze negli ultimi 40 anni. Non ci sono guerre che tengano, nel senso che quando c'è stato il problema delle guerre, la primavera araba e quant'altro, Tunisia, Marocco, Egitto, abbiamo aumentato un po' le presenze, però noi abbiamo uno zoccolo duro importante, per cui Germania, Francia, Polonia, Russia, Inghilterra, emergenti sono Israele, sono paesi che noi dobbiamo andare a coccolare. Ci spediamo questi 150 007 del Made in Calabria, fidatevi, funziona. Ve lo dico perché io l'ho fatto, ero uno 007 in veste di direttore generale, ma sono andato in Russia, facevamo 18.000 notti russe. Bene, ho avuto la fortuna che mi si è innamorata un tour operator professionalmente, l'attrice che Mimmo conosce. Bene, quella cosa ha portato, cioè la promo commercializzazione ha portato da 18.000 notti a 138.000 notti. È da quel periodo che noi facciamo mediamente 125.000 notti. Ho finito, terza prodotto, ho finito. BIT. Chiedo ai sindaci e agli imprenditori, non andate alla BIT di Milano soltanto, non spendete soldi perché non serve a niente. Perché la BIT si fa a febbraio, quando voi avete fatto già le vostre offerte. E quindi non serve a nulla, al territorio non ne beneficia, spendete soldi inutilmente. Facciamo una cosa, chiamiamo l'amministratore delegato della BIT di Milano, io l'ho fatto, portiamo la BIT in Calabria a settembre, proprio col marchio BIT. Voi immaginatevi a Soveria, la BIT, arrivano tutti i tour operator, villaggio intendo, villaggio turistico, non solo Soveria, arrivano centinaia di tour operator da tutto il mondo, no? Costruiamo, vi facciamo visitare i villaggi, vi posso garantire che se noi mettiamo in campo questo, lo facciamo a settembre chiaramente, così costruiamo gli accordi, se noi mettiamo in campo queste idee ed altre che vanno contenute, noi al 2024 è contenuto nel libro che non vi dico, se no non ve lo comprate, però al 2024 noi possiamo aumentare flussi turistici, spesa turistica, posti di lavoro, vi dico solo quelli perché l'ho già detto. Se noi mettiamo in campo alcune idee possiamo creare 18.000 nuovi posti di lavoro. Non è un comizio, sono proposte. Grazie. Grazie, grazie mille. Qui il dibattito si è acceso, quindi c'è Domenico Schiava che ha promesso che sarà un flash, voleva ribattere, fare una precisione. No, non voglio ribattere, volevo solo perché capisco che poi le informazioni o le disinformazioni passano molto velocemente, e volevo fare una precisazione su questo discorso dei finanziamenti che l'amico Giorgio ha voluto definire a pioggia. Così non è, parliamoci chiaro, e vorrei spiegare perché. Proprio non sono a pioggia, proprio per non cadere in quello che ha detto Raffaele Rio, i PISL, proprio per quel motivo, perché vi spiego, per chi è dentro la programmazione sa bene che noi non parliamo di procedimenti ma parliamo di processi. I processi hanno bisogno di una valutazione ex ante, in itinere, ex post. Il fallimento dei PISL è stato... ricordiamo che i PILS sono, per gli ignoranti come me, i progetti integrati di sviluppo locale, vi chiedo scusa, proprio perché sono stati chiamati i comuni, sono stati scelti dei progetti, i comuni. Chiedo scusa. Sì. Vabbè, chiedo scusa. I PISL sono falliti proprio perché non c'era una governance dietro e quindi non c'era uno strumento di monitoraggio.
Il programma Borghi invece ha previsto una governance degli strumenti di monitoraggio e quelli che si andranno a finanziare, perché si metteranno ulteriori risorse, da 100 saranno almeno 150 o forse di più, e sono i primi step, il primo step di finanziamento, perché noi avremo cura di finanziare tutti i progetti credibili fino in fondo, perché abbiamo fatto un bando per progetti integrati. Però abbiamo bisogno di accompagnare il percorso lungo un arco pluriennale, non dare un finanziamento e fare scappare il comune. Grazie. Allora, io ringrazio i nostri relatori, ringrazio Florindo Rubettino per questo invito, perché mi fa molto piacere essere stata qui con voi e per aver organizzato questo festival veramente, veramente importante, che poi la valorizzazione dei borghi parte anche da qui, diciamolo, e ringrazio anche tutti voi per essere intervenuti qui, grazie.